Giuseppe Antonio Clemente Grifo Focas Gagliardi Ducas Comneno De Curtis di Bisanzio. Iniziativa pilota che deve essere poi, diciamo, il prototipo, no? Essere un po' il volano per quello che immaginiamo possa essere possibile, quello di costruire delle possibilità per persone che hanno delle fragilità, persone che hanno sofferenza psichica. Oggi con questo avvenimento molto bello, insomma, che prelude a una guida formata da noi, formata da un'associazione nazionale che si occupa di turismo, e una performance teatrale frutto di un laboratorio all'interno, creato all'interno del lavoro in corso, questo cantiere in movimento, questo centro diurno, praticamente ha rappresentato il superamento di quello che è un po' la dimensione asfittica, insomma, della salute mentale, che in qualche modo è chiusa o non si conosce. Noi amiamo questo tipo di salute mentale, vogliamo che possa essere, diciamo, non solo conosciuta ma superata, insomma, nello stigma, e creare delle opportunità di lavoro e di inserimento lavorativo. Questo è, diciamo, il nostro intento. Ho detto che sotto i nostri piedi c'è una cisterna molto molto profonda che serviva a raccogliere l'acqua e che poi veniva utilizzata a ciascun piano del palazzo. In che modo? Dalla cisterna pescavano tre pozzi che, come vedete, venivano costruiti, questo in particolare è costruito utilizzando un pilastro dell'arcata romana e con un sistema di centine, quindi con travi di legno che lasciavano dopo dei buchi. Questi sono i buchi che il nostro monacello utilizzava per scendere nella cisterna e ripulirla, ma chiaramente salire anche a ogni piano. Che cosa ha fatto l'associazione per arrivare fino qui a questo acquedotto nascosto? Quello che abbiamo fatto dal primo momento è creare non solo relazioni ma legami con il territorio, con le persone, con altre associazioni e in principal modo legami con gli ultimi. Ci siamo messi in rete, grazie alla rete abbiamo costruito numeri sempre più alti di partecipanti ai nostri itinerari umani. Ad oggi siamo partiti con 30 persone che usufruivano dei nostri itinerari umani, oggi siamo a 210 persone che almeno una volta hanno partecipato ai nostri itinerari umani. Francesca, perché itinerari umani? Perché questo nome? Itinerari umani perché non è solo la bellezza dei luoghi, ma è principalmente la bellezza dell'animo di ognuno di noi.